Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: «Il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?» Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Pace e bene, ben ritrovati carissimi amici che ci seguite su Padre Pio TV, l'appuntamento settimanale con la parola della domenica, un'altra solennità siamo chiamati a celebrare nella nona domenica del tempo ordinario, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Una festa che sottolinea particolarmente la Pasqua di Cristo, l'oblazione, l'offerta, il dono di sé per la nostra salvezza. Tutte le alleanze precedenti troveranno il riferimento ultimo proprio nell'alleanza nuova ed eterna, nel sangue di Cristo. Non ci saranno altre alleanze. Gesù stipula nel suo sangue quella definitiva. Mentre mangiavano, ascolteremo nel brano del Vangelo, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Gesù istituisce il sacramento della comunione con Lui. È il sacramento che lo rende presente, vivo e vero in mezzo a noi. Ma noi comprendiamo fino in fondo questo grande mistero, questo grande dono del Signore. Spesso forse viviamo con superficialità la celebrazione eucaristica. Non ci rendiamo conto fino in fondo che la comunione eucaristica è per noi la possibilità di vivere la massima intimità con Lui. Egli diventa nostro nutrimento, nostro cibo, nostra bevanda, sazia e disseta la nostra fame e la nostra sete di Dio. Il sacrificio di Cristo allora è per noi e per la nostra salvezza, è il sacramento del suo corpo e del suo sangue che diventa pegno della vita eterna. Nella celebrazione eucaristica noi non celebriamo un ricordo, una semplice memoria, ma riviviamo e celebriamo in maniera sacramentale ogni volta l'unico sacrificio di Cristo. Fate questo in memoria di me. Allora, carissimi amici, ricordiamoci in questa domenica di pregare in modo particolare per i sacerdoti a cui è affidato il ministero di rendere presente oggi nel sacramento eucaristico l'atto salvifico di Gesù Cristo immolato per la nostra salvezza. E preghiamo anche in modo speciale per tutti coloro che per la prima volta riceveranno l'Eucarestia, soprattutto i fanciulli. Non dimentichino mai l'importanza e la necessità di questo dono che li fa entrare in intima comunione con colui che li ha salvati. E questo auspicio valga anche per ciascuno di noi.
pace e bene e buona festa del Corpus Domini.